Integrazione sulla salute perfetta, sì. Quindi è salute dell'essere, deve eliminare qualcosa, no. Sistema nervoso, no. Intelligente, no. Energia, sì. Quindi energia, però qua dice energia dell'ambiente. Eccoci qui, siamo online. Ciao Gabriella. Ciao Fabio, Sono buongiorno. Buongiorno a tutti, sei contentissima? Sono contentissimo, volevo dire di vederti, spero anche per te, comunque in ogni Sì, caso, ma penso di assolutamente. sì, dai. Sì, dai, anche dietro le quinte eravamo tutti qui col desiderio di entrare subito davanti alla telecamera. Allora, Gabriella è una persona nuova, insomma, ha fatto un video sinora con me, questo è il secondo, ed è piaciuta, va detto questo, ma chi non può piacere? Adesso vedrete, la vedrete subito in azione, subito in azione. E va detto che ci siamo un po' accordati, ecco, su un argomento che lei ha detto ci tengo tanto a trattarlo. Io ho detto guarda, io avrei una persona che si è offerta volontaria, purché non si dicono proprio tutti i dettagli, perché già si è offerta, e vi dicendo, insomma, un leggero anonimato, ecco, anche perché è un po' conosciuta, quindi dico solo che ha 55 anni, questo, poi dimmi tu quello che ti sembra giusto. Donne, cosa mi dici delle donne tu, Gabriella? Donne alla rivincita, diciamo così, bisogna ridare questa rivincita alle donne, no? Dopo millenni di schiacciamento piuttosto che di subordinazione. Sappiamo che adesso la donna ha un ruolo importante sia nella famiglia ma anche sul lavoro, ma anche a livello sociale proprio, no? Quindi io diciamo che sono proprio innamorata di questo argomento, di queste donne, perché essendo una donna conosco bene questi aspetti e so che abbiamo, dai, possiamo dirlo in questo momento, abbiamo una marcia in più se la sappiamo utilizzare, Va perché bene, va dai, bene. perché vogliamo un po' la nostra Ma sensibilità, la nostra è forza. per quello che vi sto imitando, no? Per poter dire che ce l'ho anch'io la marcia in più, con Chiaro. i Poi insieme agli capelli uomini lunghi. ci rafforziamo e gli uomini si rafforzano con noi, quindi non è per prevaricare e fare il contrario, ma proprio io sento che c'è proprio il bisogno che la donna si faccia conoscere e soprattutto si conosca e conosca i suoi punti deboli, ma anche e soprattutto i suoi punti di forza. Ok? Quindi Fabio, questa persona, secondo te, cosa ti ha detto che vorrebbe raggiungere come obiettivo? Insomma, cosa vorrebbe migliorare nella sua vita? Allora, io ti dico due cose. Una, non vado nel dettaglio perché si capirebbe tutto e lei non vuole questo, anche perché andrà sotto un piccolo intervento, veramente una cosa semplicissima, eh? Precisiamo subito che non si tratta di una cosa grave. Però ecco, il suo sogno è che la sua attività le dia quel di più. Perché lei è sempre un po' tirata, cioè sì, guadagna, ma proprio tirata, tirata, cioè guadagna 10 quando potrebbe guadagnare 1000, capisci? Cioè io conosco persone del suo stesso settore che guadagnano 1000, eppure lei non ha capacità in meno. Certo, a livello commerciale potrebbe fare un po' di più, però questo gliel'ho già detto 1000 volte, però c'è qualcosa, ecco, che la sta, anche la sua stessa malattia. Malattie, insomma, il suo problema che ha avuto un pochetto è la conseguenza di sofferenza. Questo ti posso dire. Se hai bisogno di altri elementi, ne ho tanti, ecco, quelli che ti posso. No, ho capito più o meno che vorrebbe, diciamo, sentirsi meglio in forma, in salute e raggiungere almeno un'indipendenza economica con la sua attività, giusto? Possiamo mettere questo come obiettivo? Sì, come obiettivo, solo un secondo, perché le persone devono prepararsi. Allora, ragazze e ragazzi, lei sembra che sia qui per parlare di argomenti, parliamo di questo. No, adesso vi stupirà. Non è solo Fabio Nezza che va a vedere le cose del passato. No, lei, lasciamo stare Fabio Nezza che adesso. Lei ha una capacità. Mi ha scioccato un giorno la velocità, la precisione, perché i fatti li conoscevo.
Io vi sto dando una persona, siete in buone mani. Chiedete informazioni, prenotate, insomma il link è in descrizione, e su Facebook c'è anche di fianco al titolo, su YouTube è qui sotto, oppure chiedete una storia, quindi rimarrà in anonimato il cognome, se non che pronunceremo la prima lettera. Però veramente questa donna merita, la vedrete adesso in azione, ha creato un insieme di cose un po' tutte sue. Beh, se non dico altro, rimarrete, secondo me, a bocca aperta. Ecco, vai pure, dovevo dirla sta cosa. Grazie, veramente troppo buono. Comunque, no, andiamo subito all'opera. Andiamo subito all'opera. Allora, ho bisogno solo di un secondo per collegarmi intuitivamente a questo tipo di energia di persona e capire dove si può andare a sbloccare la situazione e quali risorse ha bisogno. Ok, allora andiamo a vedere subito che cosa le serve. Allora, dobbiamo andare sulla linea del tempo e capire quando c'è stato questo switch, questo blocco. Ok, tu hai detto che ha 55 anni, vediamo quanti anni fa ha sentito questo blocco la prima volta. Quindi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52 anni fa. Significa che più o meno aveva 3 anni. Confermo, okay. Perché so, era 2 anni e mezzo abbondanti, andava verso i tre. Ok, potrebbe esserci un qualcosa con la sorella, nel senso che non so se ha una sorella più piccola, più grande, eccetera. Ha però... una sorella, ma io a te non te l'ho detto neanche dietro le quinte, precisiamo, non ho parlato di sorella, ha una sorella, okay. non hanno fratelli. Ha una sorella, quindi sai se è più grande o più piccola? Allora, prima che sono andato a vedere quanti anni aveva, ti dico, se mi permetti, ci metto un attimo. Sì. Chiedo scusa a tutti, non era prevista questa cosa. Allora, lei è più giovane della sorella di 4 anni. Ok, lei è più quindi lei aveva 2 anni e mezzo, 3, perché io vedo una bambina di 2 anni e mezzo, 3, molto carina, ma anche un po' delicata, non so se solo dal punto di vista fisico, ma anche delicata come emotività, no? Perché vedo proprio una bambina, sembra un angioletto, ok? Quindi può essere che lì ci sia stato un blocco per cui... O lei non ha ricevuto le attenzioni necessarie, o lei guardava la sorella e voleva imitarla. Ma ti dirò meglio fra poco. Comunque, dobbiamo andare a quel blocco lì. Vediamo con cosa lo risolviamo, se è un'emozione, se è una ferita. Adesso vado a vedere nelle finestre, se a livello fisico, emozionale, mentale, spirituale. Ferite d'anima, sì. Rifiuto no, abbandono, tradimento. Ingiustizia, umiliazione, quindi potrebbe avere una ferita da ingiustizia, ok? Che può essere sua, ma può anche essere della sorella, perché a quell'età lì non è che si distingue molto l'energia, noi lavoriamo sull'energia. Quindi facciamo un vero e proprio trattamento e poi dovrei chiedere alla persona se ha sentito qualche beneficio o qualche cambiamento. Vediamo cosa le serve per risolvere questa ferita da ingiustizia. Quindi luci, colori, suoni, frequenze, emozioni. Le serve un'emozione. Emozione positiva, sì. Ok, è come se lei avesse bisogno di essere supportata, incoraggiata. È il suo coso, mamma mia. Ma probabilmente perché ha fatto questo confronto con la sorella, sì, e quindi sorella si è sentita meno, no? Si è sentita meno e da lì è nato proprio, ma chiaramente è logico.
È logico che una bimba di 2 anni e mezzo, 3 si senta meno rispetto a una sorella 4 anni più grande, no? Però lei ha percepito questa differenza, ok? Che le è rimasta a livello energetico. Quindi vediamo cosa, quali elementi ha bisogno ancora di sapere. Ok, vediamo un po' la prima finestra, la seconda, sì. Quindi blocchi, andiamo sui blocchi principali. Non essere abbastanza valida. Non essere degna, no? Dolore, disturbi, malattie, sì. Sì. Ok, quindi ha proprio il blocco di non sentirsi abbastanza valida. Giusto. E questo può anche influire sulla sua salute. Guarda, okay, perché ne abbiamo parlato ieri e la sorella le ha rimproverato. Vedi, 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 te l'ho detto anche Fabio, vedi, vedi, datti valore, dai. Ok, infatti, perfetto. Quindi vediamo che cosa le serve per sbloccarsi da questa cosa. Intanto prendere consapevolezza che non si è sentita valida perché aveva 2 anni e mezzo, 3, rispetto ad una sorella che ne aveva 7, ok? Quindi sì, c'è una grandissima differenza con l'età. E dopo cosa le serve per aggiustare il tiro, diciamo così, no? Frequenze, emozioni, consapevolezze, lavoro su di sé, dialogo. Allora dovrebbe iniziare ad avere un dialogo positivo con se stessa, e se non riesce a farlo da sola potrebbe chiedere aiuto ad altre persone, quindi magari farsi dire dagli altri cosa è nota in lei di positivo e quali sono le sue caratteristiche, in modo che possa prendere consapevolezza di chi realmente è e non essere quella bambina che sente il confronto e si sviluisce di fronte a questa sorella. Andiamo avanti, vediamo quali finestre si aprono. Allora, programmazioni, blocchi, energie spirituali, fattori di interferenza, programmi emozionali, emozioni negative, sì, paura, rabbia, risentimento, gelosia, frustrazione. Sì, 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 tutte e due però, tutte e due, tutte e due. Ok, ma gelosa del marito o del compagno o gelosa in generale? No, beh, non è quella gelosia brutta, sai, gelosia nel senso potevo dare di più, perché no, di più, l'altra ha dato di più, ecco, ti ricordi che prima hai detto non si dà proprio quel merito, no, e quindi non di si conseguenza... Dà, non si... sì, prego, infatti, scusami. Ma sembra una cosa logica, ma non conoscendola, è proprio una finestra che si è aperta, nel senso, non si ritiene valida... si confronta e chiaramente ha un moto di gelosia che è questa che la blocca, perché invece di concentrarsi su di sé si concentra sull'altra persona. Vediamo come possiamo aiutarla, se con consapevolezza, energia, emozioni, colori, suoni. Qua noi utilizziamo anche delle frequenze. È come, non so, quando metti una musica a 432 Hz, no? Che ti rimette in pace con te stesso. E qua utilizziamo la stessa cosa, una frequenza, un suono, che assomiglia ad una nota, do, re, mi, fa, sol, fa, si e do. Quindi due note andranno a riequilibrare. Quali note vediamo... prendono? Allora, sol, la sol e do, sol e do, che potrebbe anche ascoltarsi. Perché oggi vedo la sorella un attimo e le do questi appunti. Scusami, sai, mi sto prendendo ottimo, nota. Ottimo, no, ottimo. Così facciamo già qualcosa di utile e non solo una dimostrazione di quello che si può fare. Glielo do, glielo do a busta chiusa, chiedo scusa, sai, ne approfitto. Visto che deve venirmi la sorella qui perché non ha la stampante, dovevo stampargli delle cose, fargli un piacere. Queste cose che tu stai dicendo... poi le do a busta chiusa nel momento in cui c'è che ha bisogno di recepire il dato in quel momento, o dici no, non importa, tanto c'è pure un video? Diciamo che non importa, però siccome è una persona che magari non si ritiene valida, è importante anche magari che lei abbia qualcosa in mano che può usare subito, no? E si prende la responsabilità della sua rinascita, della sua riscoperta, eccetera. No, dicevo, siccome devo darlo alla sorella, questi appunti, gli appunti li do in busta chiusa o posso...
o dici è meglio l'inizio che si riguardi solo lei un attimo, oppure... No, non credo, però insomma, vedi tu visto che la conosci, okay. Non sono segreti, ecco, cioè, no, non andiamo a toccare niente di... C'è confidenza. Ok, perfetto, andiamo avanti. Allora, vediamo se gli serve la programmazione, blocchi, energie spirituali, programmi emozionali positivi, sì. Quindi volontà di creare, volontà di accettare, volontà di amare, volontà di apprendere, volontà di cambiare. Quindi bisogna che sviluppa una volontà di apprendere, ok? Che può essere specializzarsi nel suo lavoro oppure apprendere qualcosa di sé. Ho già detto questo mille volte a lei quando andavo lì, madonna quante volte ho detto... una pignetta di libri, no? Le ho detto, adesso te ne do uno mio, così tu lo leggi, hai capito? E se no non ti do il secondo. Assolutamente sì, perché questo l'aiuta proprio a avere gli elementi per sentirsi meglio e poter affrontare magari delle sfide o delle iniziative diverse. Ok, andiamo allora, a vedere cosa... Permettimi un secondo, cara Gabriella, ma complimenti, cioè... Grazie. Brava, no, perché io conosco la persona da tempo, non la conosco da anni e anni, no, che la conosco lei, la sorella, bene, sì, e ti dico che hai fatto una descrizione finora che è, quando dici le altre cose le scarti, dico, cavolo, l'ha scartata, infatti non appartiene a lei, io non so come tu fai, non lo dobbiamo neanche sapere, okay. Ti dico solo che sei bravissima. Okay. Rimarrà un segreto professionale. Professionale. Okay. Ok, vediamo se ha bisogno di altre cose ancora. Sì, quindi può avere allergie, no, sistema immunitario, no, organi, metalli pesanti, sì. Quindi potrebbe avere mercurio, alluminio, piombo, arsenico, cadmio. Quindi cadmio è molto facile. Molto facile averlo. Averlo perché è una componente del caffè, quindi se beve tanto caffè può avere un eccesso di cadmio. Infatti, ha preciso che... Ti faccio il caffè, ma io sai che non lo bevo, mi dici sempre. Ok, tengo solo a precisare una cosa, non andiamo a vedere dal punto di vista medico assolutamente, queste sono informazioni che si possono correggere, ok? Poi uno penserà a mettersi, non so, un regime sano, eccetera. Ok, vediamo cosa le serve ancora. Sistema immunitario, vitamine, sì, acidi grassi, no, A, C e B, vitamina B, quindi complesso B. Poi vediamo minerali, sì, calcio, magnesio, potassio, ferro e altre cose, no. Quindi gli servirebbe il potassio. Poi andiamo a vedere cosa le serve ancora. Aspetta. Hai detto che lei ha bisogno di ferro? Vero, che ha bisogno di potassio e vitamina B. Però hai detto anche ferro. L'altro giorno l'ho vista, io ho estratto questa scatola e le ho detto, tu che ti manca il ferro che mi hai detto, questa che non la uso mai, che sa di ferro, te la do a te, hai capito? Così sarà ora che la prendi sto ferro, così okay. È arrivato a due persone. Bene, quindi il messaggio è chiaro, diciamo è così. Chiaro. È chiarissimo. Ok, vediamo se c'è ancora qualcosa, sì, dobbiamo ancora conoscere qualcosa e vediamo che cosa. Integrazione sulla salute perfetta, sì. Quindi è salute dell'essere, deve eliminare qualcosa, no, sistema nervoso, no, intelligente, no, energia, sì. Quindi energia, però qua dice energia dell'ambiente, quindi è possibile che lei stia in un ambiente, tra virgolette, poco energetico, poco benefico o comunque che abbia delle influenze che la disturbano. Può essere un ambiente lavorativo o dove vive. In generale, e poi vediamo cosa le serve ancora. L'energia del corpo, sì, ristabilire gli equilibri, perdite di energia sempre. Mi permetti di farti una domanda? Sì, dimmi. Gabriella, così c'è un'interazione, se la cosa mi è concessa, perché non ti ho neanche chiesto prima. Sì, assolutamente. Ecco, conoscendo un po'
quello che fa, vi dicendo, ti do ragione sul livello energetico, non è bassissimo, no, loro fanno cose che tu hai nominato, sì, io stavo zitto, le consiglieresti tipo ogni tanto una passata col Palo Santo, sabbia bianca del deserto, o dici qualcosa di diverso? Sì, assolutamente sì, cioè l'energia, la perdita di energia può arrivare sia dall'ambiente visibile che da quello invisibile, quindi assolutamente purificare un po' la nostra energia, l'aura o l'ambiente è vitale, vitale. Allora, oggi glielo regalo. Bene. Deve venire qui la sorella, glielo regalo. Fantastico, abbiamo scusatemi, tutto. Lo metto nel suo sacchettino. Ok, benissimo. Ok, vediamo se c'è ancora qualcosa da sapere. Sì, cellulare, sistema nervoso, immunità. Qua fa un po' una scansione di tutto, eh? Ambientale, endocrino, nutrimento, sì. Genetica, esercizi, tossicità, carenze, disidratazione. Quindi ha delle carenze e della disidratazione. E vabbè, quello possiamo può benissimo vedere che cos'è, disidratazione, deve bere di più. Vediamo poi se ci sono altri problemi e quando. Sì, a livello emozionale sì, prenatale, alla nascita, nell'infanzia, adolescenza, età adulta. Quindi la maggioranza dei problemi le nascono, per quell'argomento che abbiamo scelto, dall'infanzia. Dall'infanzia. E l'abbiamo già visto prima. E poi vediamo un po' se ci sono altre informazioni di cui ha bisogno. Dice no. Ok. Quindi questo è un po' il quadro della persona in questo momento. Quello di cui lei ha bisogno per andare a sbloccare il suo obiettivo. Ok. Di essere più indipendente a livello economico e di ritrovare la sua forma fisica, la sua salute. Senza, ripeto, essere e voler prendere il posto dei medici, che non è proprio la nostra intenzione, assolutamente. No, andate dai medici, anzi se state male, soprattutto le urgenze, non ascoltate noi, poi un percorso fatto, alternativo, insomma, però noi non ci sostituiamo ai medici. Assolutamente no. Assolutamente no. Volevi sapere ancora qualcosa, Fabio, secondo te? Ma guarda, io le voglio tanto bene, devo essere sincero. Permettimi, perché così improvvisata te la faccio un po' specifica, può essere. Uh-huh. Mm. Okay. Lei ha avuto un problema alle vie, diciamo, urinarie. Ecco, uh-huh. Okay. Urinarie. Secondo te, Gabriella, cosa... Non ti chiedo una cosa medica, a meno che non vuoi toccare un attimino, ci sta anche. C'è un qualcosa che ci puoi dire, perché ognuno c'ha il problemino, chi ha il fegato, chi ha i polmoni. Capire, al di là di questa persona che si rivolge a te, dice io però avrei mio figlio che... A me capitano tante persone che hanno bisogno di aiutare i figli. Capiterà anche a te. Ecco, cosa dici delle sue vie urinarie, se te la senti di dare un risposto? Vediamo, chiaramente la lettura è più una lettura emozionale che non è fisica. Sì, è fatta anche in 5 minuti, ragazzi. Lei, Gabriella, cioè, non è una seduta questa, precisiamo, Gabriella, quando è una seduta, adesso è la punta di un iceberg. Intendiamo. Assolutamente sì. Allora, vediamo un attimo. Ok, allora, diciamo che la percezione è quella che lei non riesca a dire di no, quindi magari mettersi i suoi confini, o per il tempo, o per la famiglia, o per magari vorrebbe fare una cosa e non riesce perché dice di sì a tutti, quindi sempre, la percezione sempre è questa. E sua sorella glielo rimprovera sempre. Ok, beh, dice no, non dice no agli altri, ma dice no a se stesso, non lo dice, sì. Meglio che... La sorella è la seconda coscienza, la chiamo io, cioè interviene okay. Lei. Ok, vediamo magari se sappiamo anche perché lei non riesce a dire no. Allora, vediamo, se è una cosa dell'infanzia, no, prenatale,
padre, madre, diciamo che può essere riferito un po' più a suo padre come figura. Andiamo un attimino avanti a capire come mai. Potrebbe essere, questa è la prima informazione che mi arriva, che magari suo padre desiderava un maschio, invece è arrivata un'altra femmina e quindi lei vuole atteggiarsi per piacere al padre, da piccola, poi a livello inconsapevole. Ok, questo mi arriva. Non dico niente. Ok. Non dico niente. Ok. E quindi sì, più o meno diciamo che è questo. Poi la risoluzione bisogna, come hai detto bene tu, approfondire la cosa in una seduta, perché così diamo delle informazioni che possono già essere utili, ma non completamente risolutive. Dimmi una cosa, quindi io ho preso nota da riferire a questa persona. Non riesci a dire no perché... in parte, quantomeno, adesso è una cosa molto soft quella che stiamo facendo, perché c'era un senso di c'è un senso di dovere nei confronti del padre, quasi come se ti ho tradito, non sono stata perfetta da nascere maschio, quindi le provo tutte, mi prendo tutte le cose che dovrei dire, no, dico sì, pur di vedere se ti soddisfo, papà. Può essere questo che io devo riferire? Sì, assolutamente, c'è questo senso di inadeguatezza, no? Nel senso, beh, non corrispondo a quello che tu desideri, quindi cerco di, tra virgolette, snaturarmi per farti felice, per essere apprezzata, amata, eccetera. Sì, assolutamente, e anche se poi mi arriva che è una donna forte, nel senso che è una donna che a livello... rituali, il livello di essenza è un gigante, quindi dovrebbe un po' mettere queste due cose insieme in modo che questo gigante aiuti, l'aiuti in questa sua debolezza, in questa sua vulnerabilità. Infatti lei è un gigante, secondo me, però puoi ribaltare a volte, fragile. Infatti, come hai detto tu all'inizio, io non ho dato tanto peso, ha bisogno sempre di una figura di supporto. Infatti lei ha questa sorella che le è sempre... cioè non è che lei è chi... la sorella rompiscatole, anche se a volte dice, vedi, te l'avevo detto che doveva andare così. E lei allora si sente, avevi ragione te, sì, in effetti. Un supporto se l'è preso nella vita. Però ha bisogno, come in tanti casi di persone che ci seguono, di un supporto che non sia necessariamente la sorella. Cioè, voglio dire, ragazzi, non è che il nostro marito ci deve fare da terapeuta o la sorella. Una manina, ecco, una spinta, ma le vitamine, toh, ecco, ti compro le vitamine, quelle che Fabio ti ha detto che te le dà gratis. Sì, sì, assolutamente, ma è proprio questo, no? Nel senso che abbiamo questa dualità, da una parte c'è la parte debole, ma dall'altra parte c'è la parte forte, e quindi noi dobbiamo solo traghettarci nella parte forte e unire le due, in modo che non c'è più bisogno costantemente di un supporto esterno, ma il supporto, e l'abbiamo visto anche col dialogo interiore, può iniziare a dartelo da sola, e quando tu riesci a fare questo, wow. Wow. Dimmi una cosa, Gabriella, chiedo sì, ho tanti nomi nella testa, chiedo scusa. Gabriella, tu ti occupi anche di vite passate con questo metodo o preferisci essere più orientata a questo? Solo curiosità. No, se c'è bisogno di andare a ricalibrare, diciamo così, delle vite passate o a vedere che cosa è successo nella vita passata, sì, assolutamente sì, si vedono. Ascolta, te la sentiresti la prossima volta? Non dico adesso, ti abbiamo già fatto fare tanto, eventualmente aiutare qualcuno partendo un po', anche tocchignando un po' le vite passate. Io prendo nota, ma dimmi tu. Sì, certo, se è necessario sapere che cosa arriva dalla vita passata, assolutamente sì. Quindi assolutamente solo sì. Se necessario.
Se necessario, ah, ma anche se la persona lo chiede, se vuole sapere, perché tanto comunque abbiamo un'origine da qualche parte, certo, e quindi certo. questa origine si tramanda, no? Di generazione in generazione, quindi assolutamente non può esserci un distacco da quello che è successo prima. Mi sei piaciuta tantissimo, a parte che ti ho visto in azione per conto mio, però vederti su un'altra persona così l'ennesima volta, voi dovete sapere che ne abbiamo fatto le prove così su di me, cose personali, qua e là, insomma io mica l'avevo raccontato la mia vita e lei ha beccato la mia broncopolmonite a 3 anni, cioè voglio 3 anni e mezzo, e io non avevo detto niente, quindi insomma Gabriella, io sono fiero. Vado a scapparmi via da Nez Academy perché te mangio una riccia, come si dice dalle mie parti. Ti voglio qui, ti voglio qui. Sei troppo preziosa. E, veramente, vuoi aggiungere qualcos'altro per questa mia, chiamiamola amica? Per me è un'amica. Vediamo se mi arriva qualcosa. Prego. Ok, ma sento che può avere un nodo in gola, magari è un frutto di questo momento, quindi c'è un po' di timore, c'è un nodo in gola. E viene operata dopo domani, aspetta, domani o dopo domani, non lo so, in un punto che tu hai accennato, ma io non ho detto niente per privacy. Hai accennato una cosa prima, ma io sono stato zitto per privacy. No, certo, ci mancherebbe. E quindi no, ci sta. Quello che mi arriva è come se lei dovesse fare una prova di fiducia, no? E fidarsi di quello che sta accadendo, perché andrà tutto bene. Sì, andrà, sono sicuro anch'io. Sì. Ok, quindi proprio di fare riposare questa sensazione in lei. Capire cosa magari le vuole dire, no? Per la sua vita, ma poi qua ora pacificarsi perché andrà tutto bene. Quello che sento è questo. Senza dover fare le carte, la maga, eccetera, assolutamente. Sono percezioni intuitive che di solito hanno proprio un filo diretto. Vabbè, diciamo che nulla togliendo anche le nostre altre operatori, c'è chi usa le carte, vi dicendo, però sì. Ecco, tu hai sì, ma ti conosco, tu ami anche la simbologia, quindi neanche che ci commentiamo, cioè tu volevi dire, cioè ragazzi, abbiamo tutto dentro, diciamocelo come sta, abbiamo tutto dentro, e tu riesci, tu il dato lo prendi, te lo domando così, più da una vibrazione angelica, più da un'intelligenza interiore, un mix che non riesco a distinguere gli angeli da me stessa. Cosa? Ma il dato lo vedo nel senso, poi tra visione e percezione c'è una linea sottile, quindi lo vedo, percepisco l'energia e vedo un po' la scena, no? Di quello che è. Che la persona sta vivendo o è accaduto. Sì. Sei una vera maga. Sì. Siccome sai che ci sono i fake account con il mio nome che si fingono me, adesso l'ultima è Mago Nezak dall'Albania, perché praticamente chiamano dall'Albania e dicono che si chiamano il Mago Nezak. Ah, benissimo, è come il Mago Ronzo, diciamo, no? Con tutte ecco, tu sei Maga Gabriella dall'Albania, nulla togliendo gli albanesi, attenzione, io ho amici, anzi c'ho il vicino che mi taglia il prato, è il miglior vicino che ho, quindi niente di che. Gabriella, sì. Straordinaria. E questo vi dico anche che c'è dell'altro in lei, ecco, che io ho visto, quindi altre qualità ancora più profonde, le sente proprio le emozioni, ragazzi. Quindi se lei vede una persona online su WhatsApp, Messenger, quelle cose, insomma, che poi vedrete di combinare, perché lei chiede appunto una tipologia di piattaforma da usare anche dal cellulare, e lei entra in sintonia con te, quindi lei non ce l'aveva qui davanti la persona mia amica, quindi ecco, chissà, ancora di più magari, perché c'è un botta risposta, una conferma, una precisazione, vogliono dire tanto, giusto Gabriella?
Assolutamente sì. Il contatto diretto è sempre vincente. Certo, certo. Quindi contattate, mi raccomando, il link esiste, si chiama Nez Academy, lo trovate in descrizione, di fianco al titolo, nezacademy.net, operatori Gabriella Corna, ci cliccate, si apre una pagina, leggete quelle cosette, quella sfilza di cose che ha fatto, che non so neanche se ne metto tutte, e ragazzi, dateci sotto perché vale veramente la pena. Una mia amica diceva: come puoi pensare che gli altri investano su di te, dall'amore all'azienda, se tu per primo non investi su te stesso? Ma banalmente, anche leggendo, ma anche su queste cose, avere una guida. Gabriella ti può prendere per mano, poi ti lascia andare prima o poi, però ti prende per mano e ti dice: guarda, quella è la luce, te da solo non ce la fai, stai andando in ginocchi, ai ai ai, quanto si sta sbucciando, dai, su, alzati e adesso cammina come Gesù. Questa è bella, come Gesù dopo 3 giorni è risuscitato secondo le scritture. Allora Gabriella, un grandissimo grazie. Onorato, grazie a onorato, te. Grazie onorato, a te. Onorato, un abbraccione grande alla community, ci vediamo alla prossima puntata. Stiamo valutando, ecco, il giorno preciso di pubblicazione dei suoi video, per ora rimane quello che è, ma potrebbe cambiare, insomma, tenete d'occhio, ecco, la nostra Gabriella. Un abbraccione Gabriella. Grazie, ciao. Grazie Fabio, a presto. Ciao, onorato, onorato, ciao, 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 ciao.